amici, ho appena fatto il video che riguardava i Delkim. Avevo un pod bellissimo sopra il tavolo, avevo una canna bellissima, ve le farò vedere entrambe. Si tratta dei pod di Century e della nuova C2 MK2 e C2 SP. In questo video parliamo dei pod e vi faccio vedere questo prodotto molto particolare. Comincio a montarlo nel mentre che vi parlo. Esiste in due versioni, poi vi spiegherò qual è la differenza. Ma si tratta fondamentalmente di un pod all'inglese, no? Quei pod che servono quando avete dei, diciamo, delle sponde abbastanza piatte, diciamo, abbastanza accessibili, però molto dure, oppure avete il puntiletto, oppure avete quella zona in cui non si riesce a piantare i picchetti. Allora, questo praticamente, qui ce l'ho ancora con appunto i Delkim montati, è il nuovo pod di Century. Esiste in due versioni, perché esiste in una versione con la barra centrale monopezzo e una barra centrale in due pezzi. Questo perché? Perché quello con la barra centrale in due pezzi, che è questa parte che tiro fuori adesso, ovviamente riesce ad avere una borsetta più compatta e un po' meno lunga di questa qua, ma è l'unica differenza. In realtà la versione con la barra monopezzo pesa un chilo, cioè un pod pesa un chilo, pochissimo, perché è tutto fatto in carbonio e ha tutte quante le parti metalliche in alluminio anodizzato, tutto lavorato da Century, tutto quanto fatto in Inghilterra. Se vi faccio vedere come si compone, ma a mio avviso è il miglior sistema di pod di questo stile che si possa trovare in commercio. Ovviamente non è un pod per pescare con le canne in acqua o in grandi fiumi o in situazioni particolarmente onerose e impegnative, dove un paio di lunghi picchetti possono sicuramente fare meglio al caso. Però sicuramente è un attrezzino che può trovare sicuramente molti estimatori. Guardate questa dimensione della borsetta del pod, la chiusa, capite il motivo per cui questa roba gli inglesi vanno via matti. Allora, innanzitutto vi vengono forniti due set da tre di picchetti. In questo caso li ho ancora sui Delkim, che ho appena fatto la recensione, in carbonio. Vi ricordo che questo è vero carbonio, questo è un pod molto costoso, nel senso non è un pod economico, abbiamo dei pod economici nel nostro store, non è questo il caso. Questo è un prodotto d'elite, è fatto con il vero carbonio che viene utilizzato per le canne Century, quindi tutto fatto in Inghilterra, non è come la maggior parte dei pod dei Boots Bar Carbon, della fibra di vetro con un'etichetta sopra, ok? Che la maggior parte, se voi grattate, sotto non c'è carbonio, c'è fibra di vetro oppure addirittura plastica in alcuni casi. Qui abbiamo tre picchetti corti, tre picchetti lunghi, vi metto in sovraimpressione le dimensioni. Abbiamo i tre, questi non sono Boots Bar, sono i tridenti che vanno messi sotto, quindi vi faccio vedere immediatamente come si usa. E oltre alla barra centrale vi danno anche due stabilizzatori, e se vi spiego perché è abbastanza una figata. Allora, cominciamo con il settare il nostro bel rod poddino. Andiamo rapidamente, così vi faccio vedere anche che è molto molto rapido da utilizzare. Certo, un po' di terra invece che un tavolo sicuramente faceva più al caso nostro, però dai, ci accontentiamo e cerchiamo di fare un bel lavoretto lo stesso. Allora, una volta fermati i picchetti sul diciamo tridente anteriore, adesso cerco di livellarli un attimo in modo da darvi un'impressione abbastanza corretta di quella che è il pod. Andiamo a inserire la barra centrale, che è in due pezzi. Questo è un primo pezzo, lo chiudo, intanto lo lascio così. Monto il tripode posteriore. Sono operazioni molto molto rapide, perché ovviamente cerco di metterli circa alla stessa altezza, molto rapide per il semplice motivo che è dritto, sì, è in bolla, perché bisogna che siano super in bolla, perché sennò si prendono i pesci. Scusate, faccio un po' lo scemo, ma mi fa un po' ridere a volte, perché sapete, gli inglesi sono un po' maniaci di ste cose, sono un po' strani. Attacchiamo il suo pezzo della barra centrale. Però insomma, diciamo che il montaggio non prende più di un paio di minuti, una volta che uno ha preso pratica sulla terra è ancora più semplice.
Il tutto ha un peso mega irrisorio. Ah, non ho detto, vabbè, poi sulla bustina che c'è qua fuori potete fare la sporcata e mettervi dentro. Beh, aspettate che devo raddrizzare un attimo i picchetti, così non ci sono grossi problemi di allineamento con questo sistema, è molto semplice da andare ad essere utilizzato. Potete mettervi appunto gli avvisatori visivi, così siete pronti in un attimo a essere in pesca, insomma. Cos'altro dirvi? È leggero, super compatto, è una figata. Gli stabilizzatori aggiungono una figata alla figata ancora di più, perché voi potete andare a utilizzarlo anche senza la barra centrale. Al posto della barra centrale mi andate a mettere lo stabilizzatore, opla, ve lo piantate nel terreno e questo vi risulta indipendente, potete farlo anche magari più lungo, magari più esteso rispetto a quello che è il limite della barra centrale. Barra centrale che, come vi dicevo, in questa versione è in due pezzi proprio per lo scopo di diventare ancora più compatta, ma c'è anche nella versione monopezzo. A differenza di peso dipende solo dal fatto che questa ha un'aggiuntura in più e quindi ovviamente è più un pelino più pesante, stiamo parlando da un chilo e 100, ragazzi, per cui proprio delle robe irrisorie. Eccellenza assoluta nella manifattura, vi mando un po' di b-roll che vi fa vedere quanto è fatto bene, quanto è bello questo attrezzo, è veramente incredibile dal punto di vista proprio della manifattura, vengono testati e provati uno per uno, non posso fare altro che dirvi, se siete degli intenditori sapete già cosa dovete fare, insomma. Ok? Ciao ragazzi, allora seguitemi sui social, fate i bravissimi, andate a pescare, divertitevi nella natura, ciao a tutti quanti, statemi bene, bye bye!